Si sono spente da poco le emozioni infinite della storica finale scudetto tutta versiliese tra Forte dei Marmi e CGC Viareggio, che il mondo delle rotelle su pista già si proietta alla prossima stagione. Non sarà il primo campionato a cominciare, ma come succede ormai da diversi anni, è quello che ha presentato in assoluta anteprima il calendario della stagione 2015-2016. Quella che servirà a capire se il Forte dei Marmi potrà concedere e concedersi un clamoroso tris, oppure se ci saranno avversari in grado di contrastarlo e infrangerne il dominio degli ultimi due anni. Non sarà facile, poiché i rossoblù, che hanno affidato la panchina al forte marmino Pierluigi Bresciani, hanno mantenuto la loro interaiatura base, compreso il fuoriclasse Pedro Gil, uomo in grado di fare sempre e comunque la differenza nei momenti cruciali. Ma veniamo al calendario di un torneo a 14 squadre che inizierà sabato 3 ottobre. La giornata inaugurale non è stata clemente per il Forte dei Marmi, che infatti se la vedrà in trasferta con il temibile Trissino, brutta gatta da pelare. Più morbido l'avvio del CGC Viareggio, che cercherà di riproporsi ideale alter ego dei cugini Forte Marmini. Le zebre di Alessandro Bertolucci debutteranno in casa, si spera al Pala Barsacchi, al cospetto del neopromosso Monza, un gradito ritorno nella massima serie. Il derby, l'attesissimo derby, è collocato invece alla nona giornata e all'andata si disputerà al Palaforte, ritorno a campi invertiti l'8 marzo del 2016. L'ultima giornata della regular season è invece in programma il 16 aprile con Forte dei Marmi Valdagno e Tiene Viareggio. Poi sarà di nuovo tempo di pur scudetto.